L'ACIF dovrà restituire al Ministero per lo Sviluppo Economico più di 800.000 euro oltre gli interessi. Il finanziamento per l'acquisto dei macchinari è stato revocato. Per l'azienda che ha proposto il progetto di ampliamento di una piattaforma per rifiuti speciali e non da 200.000 tonnellate a poco più di un chilometro dal centro abitato di Scicli e in zona agricola, non ci saranno più le agevolazioni del Ministero. L'ACIF ha di fatto rimborsato soltanto una rata, per questo il MISE ha avviato la procedura di revoca del finanziamento. I fatti, l'ACIF Servizi, dopo una prima bocciatura, era riuscita a rientrare nel programma del Ministero per lo Sviluppo Economico pubblicato nel 2013 per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare in alcune regioni, tra cui la Sicilia. 250 milioni in tutto. L'ACIF ne chiede 3 e ottiene 1.900.000 euro. Successivamente l'azienda scichelitana ha ridotto l'investimento a 1,6 milioni e alla fine la sovvenzione concessa dal Ministero è stata di 1,2 milioni in due tranche. L'ACIF avrebbe dovuto restituire al Ministero 800.000 euro in 14 rate, mentre 373.000 euro erano da considerarsi a fondo perduto quale quota di sovvenzione per impianti. Di queste somme l'azienda ha rimborsato solo 62.000 euro, così il Ministero ha revocato il finanziamento chiedendo indietro i soldi in un'unica soluzione entro 60 giorni. Questa è la seconda tegola che nel giro di pochi giorni si abbatte sull'ACIF dopo il verbale del Genio Civile che ha riscontrato degli abusi nei luoghi dell'impianto denunciando tutto alla Procura. Sul finanziamento del MISE, tra l'altro, nel dicembre scorso c'era stato l'intervento del gruppo parlamentare di Articolo 1 con in testa Claudio Fava, che ha chiesto al Ministero di conoscere il fascicolo che lo ha portato a finanziare il progetto. L'intento dei parlamentari era quello di verificare la certificazione di conformità urbanistica che la ditta dovrebbe aver presentato per ottenere il finanziamento. Tale conformità era stata negata dall'ufficio tecnico comunale, ma adesso ci si pone un'altra domanda alla luce degli ultimi avvenimenti, cioè i riscontri delle opere abusive. Il MISE può confermare il finanziamento a fondo perduto?